Innanzitutto complimenti a Casale perché ha giocato una partita intensa e qua è un campo dove sarà difficile spuntarla per tutti. Noi abbiamo sofferto perché non siamo stati presenti in difesa nei primi due quarti, non riuscivamo a tenere uno contro uno, poi nel terzo e quarto quarto abbiamo cominciato a difendere, abbiamo un po' girato un po' la partita, però sapevamo che per vincere qua dovevamo partire dalla nostra difesa e dall'essere più concreti in attacco, cosa che lo abbiamo fatto a sprazzi. Ogni volta che lo facevamo riuscivamo a mettere la testa avanti, ad avere un po' di inerzia di partita, e poi dobbiamo sicuramente essere più lucidi nel finale, specialmente nei regolamentari, perché potevamo portarla a casa prima con maggior sicurezza. Abbiamo difeso bene sugli americani di Casale, ma in generale su tutti, limitando anche molto Martinoni, Bruttini, Cutolo. Sapevamo che molto passava dalle loro mani, quindi la nostra difesa era più orientata a difendere sui due americani, sapendo che i punti di Casale venivano da là, eravamo concentrati su questo. Sapevamo anche che non dovevamo concedere rimbalzi offensivi ai loro lunghi. Ci siamo concentrati su questo e abbiamo messo la testa avanti, però poi alla fine, quando si vince così, sono episodi che determinano vittoria o sconfitta. Noi siamo stati poi tutto sommato anche un po' fortunati nel finale a portare via questa partita, ripeto, in un campo dove sarà difficile per tutti passare.